a Roma con l'obiettivo di risanare ATAC, primo giorno di lavoro per Bruno Rota, ex direttore generale dell'azienda di trasporto lombarda, chiamato dall'amministrazione per rilanciare ATAC e partecipare nel 2019 alla gara per aggiudicarsi il contratto di servizio. Bisogna agire su diverse linee, innanzitutto sotto il profilo industriale, quindi per rilanciare il trasporto, quindi mettere su strada più bus possibile e far passare più metropolitane possibili. Abbiamo poi anche un obiettivo di bilancio, quindi di risanare l'azienda anche sotto il profilo bilancistico, quindi ridurre i debiti e riattivare quel percorso virtuoso aumentando i ricavi e facendo anche una seria lotta all'evasione tariffaria.